ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho nelle orecchie, dentro il cervello, il cric-croc della neve sotto gli scarponi, i colpi di tosse, gli sternuti delle vedette russe sull'altra riva del Don, a 60 metri distante. Le canne secche mosse dal vento. Ho negli occhi il quadrato di Cassiopea sopra la testa tutte le notti. E il quadrato delle tavole della tana, la tana del bunker, sopra la testa tutti i giorni. E se ci penso, qua dentro ho ancora la paura della mattina che la Katiuscia ci sparò addosso tutte insieme le sue 72 bombarde. Tra il 1939 e il 1942 il mio paese ha dichiarato guerra a 19 paesi contemporaneamente, con un altissimo indice di gradimento nazionale. Alla vigilia dell'invasione delle Russie, il Führer telefona a Mussolini: domani invado le Russie. Mussolini: gradirei invaderle anch'io. E il Führer stavolta fa da solo. Mussolini: insisto. Noblesse oblige. Guarda però che ce ne vuole a dire: noi altri invadiamo la Russia. Ho anche tagliato la carta perché mi usciva dal teatro, mi passava il po'. Per fare le invasioni serve i corpi d'armata. È un corpo d'armata, è pur sempre un corpo, di bestia, di umano, come lo vuoi. Ma una testa è anche massa. Il primo corpo d'armata che parte per le Russie è fatto di 60.000 soldati, 59.800 fanti, 200 alpini maestri di sci. Dice: ma dovevano insegnare a sciare agli altri 59.800. Si prevedeva settimane bianche. Le cose vanno diversamente. Perché i russi, invece che arrendersi, resiste. E l'armata andata a conquistare deve distendersi sulle pianure a difendere. Tocca mandare altri soldati, altri 130.000, di cui stavolta 65.000 sono alpini, con cappello d'alpino, zaino d'alpino, piccozza d'alpino, mulo d'alpino, chiodi e ramponi da roccia, in Russia. Dice: ma dovevano attraversare le pianure a piedi, scalare le montagne al Caucaso, scendere dall'altra parte a occupare pozzi di petrolio a Baghdad. È un'ossessione questa. Le cose vanno diversamente. Non c'è cognome italiano che non sia rimasto lì in quella campagna. Questa è storia di famiglia. Non ho un corpo sufficiente a raccontare la disfatta di Russia. Stasera solo la storia di un soldato, delle mie parti, alpino sciatore coi gradi di sergente, perso nella neve in mezzo a tutti gli altri. Thank you.
fin qua siamo arrivati con le legioni di Roma. Fin qua arrivava il treno dall'Italia, sulla riva del Don, nel paese dei cosacchi. Nella steppa sconfinata a 40 sotto zero se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar. No. A 40 sotto zero sta a casa sua anche Lori. Anche le bestie sta in tana a 40 sotto zero. Solo Imone che fa guerra va fuori a 40 sotto zero. Doveva essere stato un bel paese qua, prima. Ormai in piedi era rimasta mezza chiesa. Dentro avevamo messo la postazione per il comando, un osservatorio e la pesante. Pronto? Pronto qui comando, qui Valstagna, parla Beppo. Valstagna, il suo paese. Mezz'ora di uccello dal mio in Asiago, Beppo, il capitano della compagnia. Erano andati via tutti dal paese, sì, ormai c'era solo topi. Topi a milioni e gatti. E che gatti, boia. Quando scavava i trincee, negli orti, sulla riva del fiume, veniva ancora su patate, verze, gelate, ma ancora buone a far minestra. Insomma, ci siamo sistemati lì, che era ottobre 42, noi del Vestone. A fianco a noi c'era il Morbegno, lombarde montagna. Faceva paura quando siamo arrivati noi, la confidenza che avevano loro con la linea, quando uscivano di notte a portare reticolati coi muli, invece di fare pian, si gava «Ruschi! Paruschi! Spokoj na noci!» E i russi, più che sparar, ascoltava. Dio, che mal che parla il russo ai lombarde montagna. Poi abbiamo preso la confidenza anche noi. Una notte con Turn, un piemontese arabo, un baffo così. Turn, bianco neger, basta calbeiva. Andiamo a rumare nelle tane, ce n'era davanti alle case dei russi, le isbe, sottoterra c'è la tana. D'inverno la roba non ghiaccia, d'està sta fresco. Era non da via, ma c'era roba dentro. Una troviamo una pentola così, da ciliegie secche dentro, buone a far sciroppo. Un'altra, una specchiera. Un'altra, due cadreghe come questa. Li mettiamo su in spalla e portiamo in tana, ma c'era l'una. Quando usciamo allo scoperto, la vedetta russa sull'altra riva ci vede. Mia, mia, mia. Se miagola vuol dire che la pallottola è vicina. Basso, mia, che tua, boia Faust. Giù, Turn, che tua, boia Faust. Sei sull'altra riva, cos'è che te ne fai? Giù, Turn, mia. Abbiamo aspettato che la luna coprisse e sotto la nuvola abbiamo preso la roba e l'abbiamo portata in tana. Eh? La guerra è un mondo roverso, va bene. Ti ritardi di notte e tutto il giorno stai in tana, avendo come soffitto le radici dell'erba. E allora? E allora vuoi mettere, voglio dire, se devi scrivere una lettera a casa, ad avere una cadrega come Dio comanda? D'avere una speciera che si vede qualcosa se devi farti la barba. D'avere un sciroppo di ciliegie calde se devi uscire di vedetta tutta la notte a 40 sotto zero. Siamo mica bestie, no? Ci eravamo adattati. Perfino al Natale. Natale 42 l'abbiamo fatto in tana. Sapevamo che era Natale. Per forza mandavano le cartoline. Mia morosa mi ha mandato la cartolina col presepio a rilievo. Lo inciodà su un palo della tana in mezzo alle altre cartoline con le genziane e le tre cime della Varedo. La mattina di Natale vado a fare il giro. L'ispezione. C'era neve fresca, era cascata da poco. O vedo impronte di un lepre sulla neve. Penso a portare un lepre al rancio di Natale. Allora gli vado dietro col moschetto per un tocco, poi vedo che il lepre traversa il Don. Era ghiaccio, no? E va dai russi. Ho pensato, io vo dai russi, gli dico, il lepre dividiamo, ma non si fraternizza col nemico fin quel punto. Allora torno indietro, però tornando indietro verso il paese sento battaglia dei gatti in amor. Ce n'era uno rosso, guarda, sarà stata una
mi viene un pensiero vicentino. Ma i gatti, così torno alla tana. La tana nostra vivevamo in 25 in quel periodo. Dice, no, è diverso. Quella degli altri puzza, la tua è tana. Sì, era un odore di umano, di cristian, di freschin, di onto, di fumo, di piscin. Se ti andava ben, rientrando la mattina c'era un retrogusto di caffè. Era Meschini, un gigante, rosa e biondo, a pestare i chicchi del caffè col culo della baionetta dentro l'elmetto. Intanto Bodei, quella mattina Bodei boliva pidocchi. No, lui boliva mudande e calzetti, ma dentro era pidocchi, così lo chiamavano, Bodei, pedocci, bolitti. E Giovanin? Giovanin tacca la stua, tum! Guarda che te cusini il sangue, Giovanin. E lui, come mi vede, fa, sergent maggior, gheriva renga baita. Ma il bresciano non è che... Puoi, per piacere, farlo tu? Grazie. Sergent maggior, gheriva ren a baita? Bravo. Di dove sei? Terni. Non c'è da ridere di questo, eh? Lui non è neanche attore, è servo di scena qua, però siccome è brutto dire servo, noi lo chiamiamo badante. Ecco. C'è la differenza di età, lui aveva 19 anni, io 22, si vede sta differenza o no? Era la differenza tra un boccia e un vecchio, sai. Secondo il boccia, il vecchio di 22 anni, perché era sergente, guardando in faccia uno, doveva sapere chi è che tornava all'Italia e chi restava là. Ti sì, ti no, ti sì, ti no, ti sì, ti no, ti occio. Giovanin, ma cosa so, un oroscopo o un sergente? Occio all'amorosa casa che te lacciava agli imboscati. Tunta cala stua. Sergente maggior, garibaren a baita, il tenente Sarpi. Cosa ti dice il tenente? Nel 48, Giovanin, nel 48 arriveremo a baita. Tunta cala stua. Giovanin, Kyrie Eleison, Christ Eleison. No, coglionarlo. Moleghe era stato chirichetto professionale da borghese, quindi giù, saete. Giovanin, madamin, cal porta una butta. Turn, lascialo stare, pota. È Natale, pota. Lascialo in pace, pota. Turn, è arrivata la posta. Sì, l'ho fumata tutta. Voleva lettere via aerea, perché la carta le più giusta. Poi tirava sul tabacco dalle ciche che tirava e poi si fumava. Caro amore mio, ti voglio tanto bene. Voleva lettere lunghe e dettagliate. Assaporava il contenuto. Marangoni, poto! Marangoni, l'hai fatta la canzone per il tenente Sarpi? Il poeta Marangoni era il poeta del tutto il caposaldo. Mi sì che l'avevo fatta. Dai, cantala Marangoni. No, me vergogno, la sei in dialetto, non me capisce. Marangoni, la Troia dei Savoia, canta Marangoni, dai, pota. No, non capisce. Ma sì, se capisce Moreschi, pota. Cosa gli ha detto? Moreschi? Le armi le voglio in ordine, gli ha detto così. Massa, battente, valvola, recupero del gas, carrello d'armamento. Così gli ha detto il tenente Sarpi. Cos'è che gli ha risposto Moreschi? Pohibel na cavara de het quintai. E lui ha capito tutto. Marangoni, capisci anche la tua? Dai, canta, dai. No, me vergogno. La Troia dei Savoia, naia potente Marangoni, porta un canto, un por, canta Marangoni. Va ben, ma de spalle. Guardi che bel serenco, quante stelle, che bella notte da rubar putele. Chi ruba le putele, noi se ladri, se chiama solo alpin innamorati. Chi ruba pute ladri, noi se chiama solo alpin senza la mamma. Pota Marangoni, il finale è bello il finale, bello, bravo, 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 sergent maggior, gherivaren a baita, pota Giovanin, basta, rancio, pausa, rancio. Un monoblocco,
nel tragitto dalla cucina alla tana diventava tutto duro. No, dico, era così tutte le mattine, mangiavi freddo, ma quel giorno a Natale, no, dico, polenta, oggi polenta a pranzo. Ostrega, festa, meschini, ne facevamo una al giorno di polenta. Chi rientrava dalla vedetta masenava. Prima dell'uscita dalle vedette, alla sera, sul tagliere, alla scodelà, sta polenta, meglio che a casa era, venivano tutti gli ufficiali a mangiare la polenta nostra in tana. Meschini! Bodei lava la pentola dei pedoci e Meschini si pianta davanti alla polenta come il dio Vulcano davanti l'incudine. Adesso ve fo il capolavoro. E tacava a menare con impegno sovrumano. E come menava, sudava. Sudava ogni pelo della barba e da ogni pelo usciva odore di mulo. Aveva la forza di un mulo. La guerra la faceva come un mulo e la polenta che masenava per noi altri era il mangime dei muli. Segale! Di faccia una crosta. E non è che noi fossimo tanto più puliti di lui. Aia potente. Scrivi Capodanno del 42. L'Armata Rossa offre fuochi d'artificio. Ero lì col tenente Moscioni, perché mi avevano destinato al suo gruppo. E il tenente con la pistola d'ordinanza va fuori per salutare la truppa, la beretta. Noi eravamo lì, mi ricordo, di guardia alla capra, era Bodei quella sera. No, la bestia, l'arma. Dice, perché chiamate capra la breda, la mitragliatrice? Dice, guardala. Se non gli tenevi una bronza accesa sotto, dentro l'elmetto, sotto le tettine del caricatore, tutta la notte, al momento del bisogno, la breda, invece che ratatatata, faceva beh e moriva. E il tenente con la pistola fa, auguri a tutti, e la beretta, clic, e boia, Faust, naia. Allora prendo io il moschetto 91, che calibro. No, 91 non era il calibro. Era l'anno di fabbricazione, 1891, l'arma con cui avevamo già vinto la prima guerra mondiale. Arma che vince non si cambia. Tiro un colpo col moschetto 91 e il moschetto fa clic, boia, Faust. Allora tiriamo una bomba a mano e la bomba nella neve casca e fa pluff. Sono bombe umanitarie. A mezzanotte scrivi, l'Armata Rossa ha offerto i fuochi d'artificio. Boia Paus! Che spettacolo! Colpi d'artiglieria pesante, obici, mortai, traccianti, non li avevamo. I traccianti noi, illuminato a giorno era tutto il fronte. Che spettacolo! Bassi, bassi, lena fera, e i nostri, colpi in partenza. Questi sono italiani. Era il sergente Baroni dietro la collina, tre mortai, non sprecava né colpi né vino, tre colpi. Fendono l'aria, esplodono nel fiume, si apre il ghiaccio, i pesci ricadono, che cazzo c'entriamo se capodanno per tutti i putei. Poi si calma. Resta le ultime raffiche, come quando l'imbriago con la bicicletta dopo la sagra va a casa contento. Ratatatata. Com'è cominciato si calma, resta l'ultima raffica, come la risata di un ubriaco che va a casa contento. Torna fuori le stelle, Cassiopea. Era grossa come il pugno. La guardavi e sentivi il freddo. Sto col tenente Moscioni a guardare le stelle, arriva l'attendente. Signor tenente, al telefono. Non eravamo mica bestie. Nelle tane dei tenenti avevamo anche il telefono. Guardavo il don. Era bellissimo. Nelle buche delle bombe dei mortai il ghiaccio ormai si stava riformando. A occhio nudo vedevi il ghiaccio che si formava. Madonna, Alfredo. Ancora i pesci vivi sulla neve e già le buche erano scomparse.
Non sarebbe stato male andarci a varghi i pesci sotto il naso ai russi, ma non puoi esagerare in confidenza col nemico. La Marietta lo pianzerà, pianzerà per quando era bel, ricci neri sotto il capello. Buon 1943 a tutti! Passi. Ecco che torna il tenente Moscioni, nero. Brutte notizie, morto Sarpi. Tenente Sarpi, quando è che arriverà in Abaita? Nel 48, Giovannin, nel 48. Vi coionavano, tenente Sarpi, l'idioma. Massa battente, valvola al recupero del gas. Un alpino di Catania. Però poi abbiamo lavorato neanche male, no, tenente Sarpi? E che terra nera che teniamo noi a Catania, ti credo, sotto l'Etna. Nera come questa di Russia del Don, la Cernozemlia del Don. Non vi nascevano le arance a gennaio a casa vostra, tenente Sarpi? E domani mattina vi fai mettere sottoterra qua in mezzo a bresciani e bergamaschi? Che brutto scherzo, tenente Sarpi. Buonanotte. Buttava male l'anno nuovo. Alla Befana viene il prete a benedire le tane. Buon anno don, 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 buon anno don. Tra l'acqua e il prete, sa che campane. Giovannin! Kyrie eleison, Christe eleison. Professionale il cricchetto. Poi le sigarette. Don ha un pacchetto di Milit, certo ragazzi. Ti dà il pacchetto, dà il colore, dubiti. Ce l'ha in mano, altro che Milit, era Macedonia. Boia Faust, sempre Macedonia, don. Mai una, meglio fumar patate piuttosto che sta merda. Le paia per signorine sta qua. La troia dei Savoia, sempre Macedonia. Por d'un can, sempre Macedonia. Non bestemmiate, ragazzi. Kyrie eleison, sempre Macedonia. Christe eleison, sempre Macedonia. Buon anno don, buon anno don, buon anno don. Lui parte e io gli vado dietro. Va alla tana del baffo. Uscendo mi placa Marangoni. Sergente Maggiur, da che parte zela l'Italia? Marangoni, ma l'Italia se... De là. Marangoni, la terra se rotonda, caro, e noi altri siamo sotto le stelle tutti quanti, noi e i russi, lo lascio, ma non convinto della spiegazione. E vado alla tana del baffo, il posto più lurido di tutto il Caposaldo. Se le tane nostre puzzava, la sua era guerra chimica. E col vento giusto l'odor passava il don a minacciare i russi. Occhio, che se venite qua, le guerra. Era dell'11, io del 21. Io ero sopra di lui di un grado. Ma uno che gli ultimi 7 li ha passati in guerra, che ordini vuoi dare? Il baffo in corpo aveva l'Africa, Albania, Grecia, Russia, Spagna forse. Aveva più guerre in corpo il baffo arrivato al Don dei soldati d'Alessandro Magno arrivati all'Indo. E la guerra sua era finita, non aveva più voglia di niente. La guerra sua era stare in tana, taccare la stufa a spedocciarsi, tirar pedocci su piastra rovente. Pop, 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 scrivi. Il pedoccio tirato su piastra rovente tende a diventare bianco o gonfio, poi scoppiare. Bianco, gonfio, poi scoppiare. Pop, 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 pedochcorn. Pop, 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 pop. No, non si mangia, no. Però fa compagnia. Era essenziale avere compagnia. Importante. È per quello che sto lì con lui tutta la notte. E scherzo col baffo. Ho scherzato sul Duce. Niente. Su Stalin, niente. Sulle morose, niente. Sul calcio, niente. E allora va in mona, no? Con gli eciodi, eciodi. Niente. Tutta la notte per niente sono stato. Perfin bresciano mi sono messo a parlare. Alla mattina torno in tana da noi e mi dicono di Marangoni.
Ma se l'ho visto ieri sera di guardia alla capra, vuoi andarlo a vedere adesso? No. No. Però qualcuno mi spiega com'è successo. Potrà sergente è rientrato di vedetta, è andato a prendere la neve pulita per fare il caffè, c'è stato un colpo, l'hanno preso in testa, potrà è morto. Dico, l'elmetto? Potrà ce l'aveva pieno di neve? Per non fare la strada andare a prendere la gavetta, potrà no. Fai mica il caffè con la neve che un ci ha pisciato per stato sopra. Anche i russi esce di trincea a prendere neve pulita. Noi non spariamo, e qua è una regola, finché i soldati non hanno fatto colazione non ci si ammazza. Dico, e perché stamattina gli hanno sparato? Perché secondo me, potrà sergente, i russi hanno avuto il cambio. Quelle sono truppe fresche, non sanno le regole di guerra. Gliele insegno io, dove vai? Lascia in pace! Ero furibondo. Furibondo, perché non ti piace, a nessuno piace perdere un uomo, ma perderlo così. E poi Marangoni che non c'è più per questo, mi veniva una rabbia. Ho preso il moschetto, ho fatto il giro delle fessure, ho pensato, uno fuori lo becco, no? Allora, uno paga, st'altro impara, questa è la regola. E niente, ho cambiato feritoia, ne ho tutta la mattina, niente, pare impossibile. Quando ne cerchi uno per ammazzarlo, non lo trovi mai. Invece mi sono trovato a me. E mi sono vergognato. Mi sono visto da fuori. Che caso stai facendo? Affari miei? Affari tuoi che caso? Cosa vuoi fare? Ma io, ma tu cosa? Vuoi far l'eroe? Ma guarda che ne conosco tanti io eroi di un giorno, sai. Un giorno da leoni, il resto... No, fammelo far dire per piacere. Per me l'eroe è quel che tiene la testa attaccata al resto e che resiste fino all'ultimo giorno, e siccome non è dato di sapere quando è l'ultimo, è meglio che ti attrezzi a durare un giorno in più, va bene? Se no diventi scemo di guerra. Cosa avete da guardare? Succede anche in tempo di pace, tranquilli. Buttava malissimo. Verso il 10 di gennaio... Turn, Bodei, ritorno dalle cucine, notizie. Sono arrivati i carri armati al quartier generale. E allora? I russi! Siamo circondati. Tutta la notte. I lampi della battaglia, ma pareva lontani, pareva alle Pleiadi, pareva. Noi non sapevamo che quello era il sacrificio della Iulia, che più giù, a mani nude, nella steppa, senza ripari, rallentava l'avanzata dei carri armati. Nessuno chiedeva, ma le facce degli alpini domandavano da che parte è l'Italia. Ci ha mollato qua. Una mattina il tenente Moscioni viene e mi fa: abbiamo avuto disposizioni in caso di ripiegamento. I reticolati. Sono in ordine, tenente. Andate a controllare i reticolati. Boia, can, due notti consecutive fuori a 40 sotto zero. Cosa fai, reticolati? Fai come i pescatori, no? Aggiustiamo le reti all'uncinetto, sistemiamo, chiudiamo i buchi. L'è fatta, tenente. E adesso le armi, Moreschi, massa battente, valvola recupero del gas, carrello d'armamento. Pohibelna, cavara de het quintai. Moreschi! Era armaiolo Valtrompia. Scettico ma efficiente, trasforma la tana in armeria, le armi non solo le lubrificava, era capace di stemperare e ritemperare le molle dell'acciaio per adattarle al 40 sotto zero, poi una coverta e un'incerata a sperare che la polvere non entrasse, e poi le sentinelle, ogni rumore, i russi, no è un lepre, i russi, no è un gatto, i russi sono topi, se lui non dorme, anche il corpo non dorme più sotto di lui. I soldati, i gomiti, i piedi, i caporali, le mani, se la testa non riposa, invecchia, tre giorni così è come un anno perso. Finalmente una mattina i russi attaccano. No da noi. Boia, Faust,
attaccano più su, davanti il tenente Cenci. Sarà un chilometro più a monte. Si sente sparare. Si vede i russi che traversa il Don urlando urra, si vede i nostri che risponde e i russi che si nascondono dietro un isolotto che i nostri lì non riescono a sparare, ma io da qua li vediamo, fa una rabbia non poter fare niente, perché ti viene paura se non puoi far niente, se sei in mezzo non ce l'hai paura, dico tenente, tenente, gli sparo, siamo troppo lontani, sergente, gli sparo io stesso e col caricatore, con la pesante, due caricatori gli sparo, due, e vedo che qualcosa fa, perché i russi fa così, come se gli dà fastidio un poco quello che gli tiriamo da in fondo noi, ma no, è stato un vero assalto. Ma no, no. No, volevano vedere se stavamo qua o se alzavamo i tacchi, capito? E siccome hanno capito che noi di qua non ci muoviamo, si arrabbiano. Un fuoco di sbarramento. Tutta notte. Tutto il giorno. Comincia il pomeriggio e va avanti tutta la notte. Quel pomeriggio me lo ricordo, intanto che veniva scuro e loro non smetteva di sparare, ma cannonate lunghe, calibri pesanti, sentivi l'esplosione in partenza, poi sentivi il fischio sorvolarti e voleva un altro tocco che fosse l'esplosione da Drio. Pensavo, con quel calibro lì non ci sparate mica, noi siamo troppo vicini ai vostri, se sbagliate fate una strage, fate, speravo io. Però insomma, guardavo il Don davanti a noi, coperto di neve, immacolata, la ghiaccio. Era così il ghiaccio. E sopra la neve, e scintillavano con la notte. Pareva di vederci le stelle dentro. Era fredda, e il ghiaccio sotto, e sotto il ghiaccio c'era l'acqua. Ma sai che solo pensarla all'acqua del Don verde, a me pareva che era più fredda del ghiaccio, più fredda della neve. Mi pareva la morte, mi pareva che la morte era verde, come... E lo so che non era difficile fare quei pensieri lì. Dice, è la guerra. Quel giorno non era solo la guerra. Quel giorno noi eravamo lì da soli, davanti a noi, sull'altra riva. C'era l'armata rossa davanti. Come un treno in corsa. E a noi ci avevano detto, voi mettetevi sulle rotaie e vedrete che si ferma il treno. E non potevi cavarti via di qua o di là, perché quei cannoni sopra la testa voleva dire che domani mattina o stanotte a qualche ora i russi qua passavano. La morte. A un certo punto mi viene in mente casa mia, che a quell'ora lì saranno andati a cena, ho pensato io. La polenta tagliate con spago, il latte caldo, l'asiago in tavola, mia amorosa. Era difficile anche pensare che fosse reale da qualche parte, che ci fosse ancora un mondo così. Ma io lo sapevo che c'era. E ho pensato, finché me lo ricordo, finché me lo tengo qua dentro, io non divento freddo come quell'acqua verde lì, io sono caldo. Quant'è che non sparano più? Brutto segno. State qua, vado fuori io a trovare le vedette. La terra di nessuno. Che soddisfazione fargliela in faccia. Madonna, se li sentivo vicini. Sarà sta a 40 metri i russi. Poi sento perfino una macchina che si ferma e la portiera che sbatte e la voce di uno che parla. Osti, che bella voce. Un attore. Ah, i russi fa teatro. Un monologo. Osti. Un monologo in russo. E loro ride, batte le mani. È strano, no? Tu sai che di là sarà
500 persone davanti e di colpo li sentivi e non li senti più. Qual è la prima roba che pensi? Che ti hanno visto e si stanno girando in 500 verso di te. E te viene un brivido, una paura picca. Non era possibile che 500 russi stessero in silenzio perfetto. Succede qualcosa, non è normale. Torno indietro, do l'allarme. Fuori tutti! Togliete le coperte, via le incerate, passa a voce alle tane, assalto russo! Escono gli alpini dai rifugi, si dispongono le buche, le casse e munizioni. Ognuno sa il suo posto, non c'è bisogno di parlare, poi si aspetta. Le canne, l'erba secca, il cric-croc della neve sotto gli scarponi. Poi, di colpo, sull'argine, di fronte a noi, l'armata rossa, tutti bianchi. Potà, sergente, hanno anche l'imbottita. Armi automatiche. Zitti, tranquilli. La riva è ripida e gelata. Io voglio vedere come fanno i russi a scendere sul Don... Col culo. Ma Pof non si arrende, dopo un po', scivolando sulla neve, viene verso il fiume Don. Fuoco! Le armi sparano, gli alpini lavorano. I russi muoiono. Ognuno fa il suo lavoro qua. Loro urlano attraversando il Don, ma muoiono uno, zio, l'altro. Li stiamo fermando. Non ci crede nessuno, ma li stiamo fermando. Ognuno di noi ne ferma uno, due, tre. Non ce la fate, armata rossa, a casa. Io stanotte scrivo a mia amorosa una lettera, li abbiamo trovati. Noi al caldo, voi altri... Bravi. Ce n'è ancora qualcuno che si muove. Da qualche parte in mezzo al fiume. Una di quelle sagome che si contorcono urla. Mamma! Mamma! Potai chiama come noi altri. Può essere un'imboscata. Infatti arriva la seconda ondata. Fuoco! Fermo! Fermi! Non sparate! È diverso da prima, no? Guarda bene, non lo vedi? Prima pareva i lupi quando si butta sulle slitte. Adesso guardali. Sembra i caprioli d'inverno quando vanno a cercare da mangiare. Esce il maschio, guarda intorno. Quando capisce che non c'è pericolo, ecco spuntare le altre. E lì eccolo là. Il primo avanti, ha le mani larghe per far vedere che non ha niente. Ha le cinte intorno al collo, dietro a sé porta una slitta. Sci sui piedi. Spuntano dalla boscaglia, si lanciano giù per la riviera. Poi, sciando, vanno da quelli che si agitano. Raccolgono i feriti. Non sparate! Uno alla volta, li portano all'indietro, li tirano all'insù. Stiamo a guardare. Penso io, stanotte, vorrei andare a sciare con loro sul Don, a tirar su i feriti. Andate a dormire, non vengono più. Per stasera è finita. Sergente! Oh, signor, Kizari, Seghe! Il tenente! Cosalo? Sta male! Ma son come la puina sti tenenti! Non che ne un che me sta in piedi da solo! Dov'è lo? Vieni! Eccolo. Nella tana di Pintossi. Era per terra, tremava, non aveva ferite. No, solo la bava, che là lì le febbre.
C'ha la bronchite, la polmonite, sai? Cioè, la fa finta di essere duro come una quercia fino all'ultimo, poi guardalo là. Accanto a lui non c'erano due alpini dei suoi come due chirichetti attaccati sul moccolo, attaccati al moschetto 91, il mio tenente come il boe e l'asinello. Dico, se fè, ciappello, portello in drio all'infermeria. Non vuole. Lui sente che parliamo di lui, nel delirio si agita, mi fa, sergente, ho ancora la mia pistola, in caso di ripiegamento lasciatemi qui, mi difenderò da solo. Dico, dategli tutto il cognac che c'è. Portello in drio, barellieri, poi vi voglio qua, ho bisogno di ogni uomo disponibile. Aspetta a partire. Porta questo messaggio al capitano Beppo. Dispaccio. Beppo, manda munizioni Sacramento. Firmato Rigoni. No, senza rafforzativo non te le mandava. No, diceva che sprecavamo i colpi. Non è che fai 1000 punti ogni tiro. Se poi metà delle bombe che mi mandi fanno pluff, dice, se cavi tutte e due le sicure, le bombe fanno boom. Se gli cavo tutte e due le sicure, quando la tengo in mano non me la sento tanto sicura. Dice, se la tieni dritta che il percussore non trova la spoletta non può scoppiarti in mano. Dico, certo, ma allora io invece di guardare dove la tiro, io guardo come la tiro, capio? È più che un gesto bellico, il mio mi diventa un gesto estetico, ne è vero? È andato via il tenente, mi arriva i caporali, i sergenti, cosa facciamo? Dacci un ordine. Io mai da un ordine in vita mia, lo sai. Dico, visto che bombardano, portè il culo al coperto. E trum! Arriva la bomba di mortaio su di me. Sangue, sordo, terra, caput. Poi comincio a ragionare, vedo, sento, e c'è un alpino a fianco a me. Osti, come urlava, il Mebraz! Il Mebraz! Ho pensato che era Juvenin, poi ho visto che no, era un altro. Il Mebraz! Era un boccia, Giovane. Era del 26. Al fronte, a 18 anni, 17. Guardo, aveva sto braccio staccato completamente, due pezzi di carne, urlava, allora gli dico, va là mona che non hai niente, perché qualcosa devi dirgli quei momenti là. Poi tacco a medicarlo, cassetta pronto intervento, lui urla, poi gli faccio, dai che sei fortunato, con quel braccio lì vai in Italia, in 15 giorni sei a casa, in convalescenza, per te la guerra l'è finita, dai mona, lui urla, ma comincia a ragionare e fa domande, davvero l'è finita? Sì. Davvero vuoi in Italia? Sì. Le convalescenza? Sì. In congedo? Sì. E vai indietro a farti medicare? Parte a tutti quei che il trova il fa. Oh, è il Mebraz! Vuoi in Italia? È il Mebraz! Allora controllo al mio. Niente. Il sangue era suo. La bomba sciopà fra me e lui. Lui rovinà mi niente. Pota che culo, sergente maggiore. Moreschi, la troia dei Savoia, qua non esiste il culo, chiaro? È quasi alba. Vado in tana a vedere se c'è caffè. Neanche il tempo di entrare, Tur mi guarda e fa, sergente, ascolta, terremoto. E comincia a cascare neve e polvere dal tetto. Mancava il terremoto, giusto. Mi giro a guardare verso l'uscita, c'è la vedetta sulla porta, vedo la paura mia negli occhi suoi. Il cielo è rosso. Un fischio disumano copre l'aria. Da dove il rosso parte, aratri di fuoco che solcano il cielo, è nero. Nero come tempesta. E sotto il nero è giallo come del fuoco. Avessero bruciato la steppa per quel fischio, l'effetto non sarebbe stato diverso. Questa è la Katiuscia! Oh Madonna, 72 bombarde, via al riparo! Poi parte l'esplosione, catena, 72 volte scoppia la terra e ci sbagliano. 72 volte in fila ci sbagliano, di poco. Poi sparano altre due volte, 72 colpi alla volta. L'intestino è vuoto dopo quella roba lì. Non c'è niente di sangue da nessuna parte, però si vede che i colpi costano. Per cui smettono. Vado fuori. Sta albeggiando.
Le vedette riprendo un posto e sento di nuovo il rumore della macchina di ieri sera. Ehi, e si ferma di nuovo di fianco a noi. E di nuovo la stessa voce di ieri sera. Ma cos'è, una replica per le scuole alla mattina? Cos'è che fate con quel teatro? Ma non è teatro, capì? Quella voce lì non è un attore, è più un comizio, mi pare. Ah, quel lì deve essere, penso, un commissario politico. Allora decido, guarda, io sto qua, ti ascolto, provo a capire quello che dici per sapere se ti voto a te, caro mio. E ascoltando quattro parole, sono sicuro le ho capite, ha detto Stalin, patria, rivoluzia, proletariat. Il resto non ho capito tanto, ma credo che parlasse di noi altri in maniera non lusinghiera. Poi silenzio. Ma stavolta non mi frega. Il silenzio io lo so cosa vuol dire. Dico mi dispiace, chiamali fuori. Armi in posizione, a tutto il caposalto, assalto imminente. Escono gli alpini scorreggiando, ruttando, un odore di freschin, di onto, di fumo, insieme bestemando, no alla guerra, ma all'orario infame per farla a sacramento. Poi l'aria del mattino sveglia tutti e non c'è bisogno di aggiungere parola, ognuno sa qual è il suo posto, quanti colpi c'è ancora in tasca e come coprire i vuoti che sono restati. E loro ricompaiono sull'altra riva, stavolta sembrano neri. Potai a cambiare divisa, no, è controluce, non vedi? Questi credono che noi saremmo abbagliati dal sole del mattino. Ma non avete capito che quando sarete giù dietro nel fiume non ce l'avrete dietro il sol dell'avvenir, sacramento, sarà un tiro a segno smacarvela dentro. Dico, fermi, aspettate che tutti e due i piedi sul ghiaccio vadano, poi fuoco. All'ombretta d'un puisson, bella bergera, sen dormiu. All'ombretta d'un puisson, bella bergera, sen dormiu. Ed è lì passe, copero tre joli frase, copero, copero. Inchiodiamo sulla riva martellate e tutto sangue davanti, non ce la fate contro noi altri, armata rossa, tre joli franze e la dibera, copelo che lì volevo danze, copelo le tre volte che provo a coparlo, il fa finta, dopo il sentino in piedi, alla quarta lo inciodo e lui fa la rottina. Adesso è morto, guarda, pare un gatto, tira sotto dal camion. Dio santo, è tutto rosso, la neve bianca è tutto rosso, tutto, tutto, Dio. Loro sono arrivati sotto da noi, non possono tornare indietro, non possono venire avanti, allora provano a infilarsi lungo la riva dove noi non riusciamo a sparare, sono sotto di noi, a infilarsi tra noi e il tenente Cenci, c'è un valloncello, sentiamo il rumore e penso, là c'è un campo minato, i russi se ciao vai. Poi non sentiamo scoppiare una mina. E penso, noi altri siamo ciavai. Poi sentiamo sparare, no? Verso le cucine. E dico, alpini, tranquilli, questi non volevano polenta, volevano pasta asciutta, che se la vede i cuochi e il battaglion comando a letto, a riposo. Mi cavo le giberne, mi stendo sulla branda, le scarpe non le cavo perché senza mi sento nudo. Penso, adesso dormo, tre giorni, due notti, non dormo, dormo. E il mio corpo mi fa, ma io veramente non ho mica sonno. Io gli dico, guarda, per il tuo bene ti conviene fare quel che dico io, dormi. E lui, no, no, non ho sonno. Sto pensando a una maniera di ucciderlo senza farmi troppo male. Era chiarissima la percezione che tu eri una roba e il tuo corpo un'altra. In certi momenti era anche bene perché tu eri stanco e lui andava avanti uguale. In altri momenti dico, non è mica possibile che c'è un'occasione sola per dormire in tre giorni e me la butti via così. Ma se hai i comandi armati non puoi dire adesso basta.
perché torna lì, torna. Per fortuna arriva il tenente Cenci. Era simpatico, Cenci. Bravo, era venuto a vedere i suoi soldati che senza ufficiali erano riusciti a tener testa all'assalto nemico. Era elegante, Cenci, al fronte, pareva appena uscito in piazza d'armi, aveva una tana la sua, però beh, le nostre erano scavate nel fango, la sua nel gesso, era bianca che a momenti per entrare pareva dovessi mettere le patine. Pareva. Poi arredata, voglio dire con gusto, dentro, appena entrava a destra, aveva un bouquet di bombe a mano, rosse e nere, ma roba da fiorista, proprio ben tenute, elegante, e libri sui scaffali. Mi prende in disparte e mi fa: sergente, stasera, stanotte, dobbiamo ripiegare. Io volevo dirgli: ma tenente, ma perché non mi dici la ritirata? Eh? Perché ritirata è brutto, no? Sa d'accesso di stazione, mentre ripiegamento sa di rimbalzo elastico con ritorno possibile in avanti. Ma se ti dico che io non mi facevo illusione, che io ho capito in quel giorno che avevamo perso la guerra, che io lo sapevo cosa volevano i russi da noi, ma se io fossi stato al posto suo, io avrei voluto stessa cosa. Io mi ciappo la Polonia, io mi ciappo la Francia, io mi ciappo la Grecia, dopo qualcheduno deve andare a ciapparli quei posti. Come fai a farli invasore senza vergognarti? Ma siccome tu non mi hai chiesto niente, tenente, io ti dico solo va bene. Lui va via e tu ti vieni da me. Cosa facciamo? Dacci un ordine, cosa facciamo? Dacci un ordine, cosa facciamo? Dacci un ordine, cosa facciamo? Dico, io farei il zaino. Sì, leggero, perché sarà da camminare un 5.400 chilometri. Meschini, facciamo una polenta o lasciamo tutti i russi? Giovanin era attaccato alla stufa fredda. Fuoco! Dai mo, sgorleve, fioi! Fare il zaino leggero vuol dire che i vestiti li mettete addosso, a strati come quando si va in montagna, a cipolla. I più puliti li metti sulla pelle, i più sporchi li metti fuori col giasso e se lava da soli, chiaro o no? Avanti! E in zaino mettiamo le munizioni, anche delle armi pesanti, e non le abbandoniamo. No, no, portiamo tutto con noi. Voglio essere chiaro con tutti. Non è una passeggiata. Ci hanno chiuso in un sacchetto. Non possiamo andare da loro a dirgli per piacere ci aprite. Dobbiamo sparare per arrivare a casa. Chi si arrende è morto qua. Se stiamo uniti, portiamo le pesanti, andiamo a Baita e vi porto io. Se volete andare per conto vostro, siamo morti tutti, è chiaro? Avanti, non ci sono muli, mettiamo la roba in zaino. Poi a calma. Non era facile, non era facile. Sapere che quel che lasci è perso. Dice le lettere brusele o portale con te. E i libri ai russi che studia l'italiano. Dai mo, avanti, forza. Non era facile. Già in due su un letto a fare la valigia, lo sai, no? È un casino, no? Immagina in 25 in una tana a fare il zaino, i pidocchi, non sapeva più. Qual è il mio alpino, qual è il mio alpino? Bestie dure, coriacee, le bollivi a 100 gradi nel bucato, le stendevi fuori due notti 40 sotto zero, mettevi sulla stufa la biancheria a asciugare come la indossavi il pedocio a rapporto. Ah, è più duro del mulo era. Faccio il zaino mio, mi par leggero, lo metto su, cammino e sudo. Dico, a 40 sotto zero, come cazzo fai sudare? Non era mica high tech la roba nostra. Le spalline tranchete, arriva l'osso, dopo un attimo il cuore fa sciopero e i polmoni, no crumiro, pompa, e lui no vigliacchi, sciopero, no crumiro, pompa, no vigliacchi, sciopero, crumiro, sciopero, pompa, sciopero, un conflitto di classe organico, naia potente. Oselin! Chi è il mona che canta qua dentro? Ma possibile che ho 55 uomini da portare a casa e salta fuori deficienti in sto momento? I russi non devono capire che andiamo via. Se vi becco a cantare ancora ve lascio qua dopo a cantare per i russi.
Dopo che siamo partiti, chiaro o no? Anche brutto avere la responsabilità. Fortuna che era una notte nera, la più nera da quando eravamo al Don. Aria da neve. Li ho divisi a squadre. Tirato a sorte. Chi tocca primo? Amoreschi. Amoreschi. Va bene. E ora segnala Amoreschi. Pochibelna cavra de head quintai. Senza commenti. È passato Amoreschi. Chi tocca secondo? Al baffo. Segnala al baffo. Noi pensavamo di tornare a casa. Il baffo pensava chissà dove chi mi manda adesso. Dietro a lui saltellava una fila di pedocci contenti che aveva schivato la piastra. Passato il baffo. Chi tocca? La pesante. Brutto momento. È saltata la copertura adesso. Se i russi attaccano, siamo finiti. Passata la pesante, chi tocca? A Minelli. Minelli era bravo. Di lui mi fidavo. E poi di colpo, Minelli! Ma cos'è sto casino? Minelli! Via i cucciarini dalle gavette! Fate più casino di un'armata dei camerieri a riposo! Ma come fai i russi a non sentire? Passato Minelli. Chi tocca? Tocca a noi. Non avevo più paura. 55 uomini ho portato via quella notte, dalla prima linea, senza perderne uno. E io questo lo chiamo il capolavoro della vita. Vai, Pintossi. E tu non vieni? Vengo dopo. Mette il zaino e diventa simmetrico. Aveva una panza fuori ordinanza, Pintossi. Diciamo che non aveva il profilo del legionario italico delle cartoline. Aveva piuttosto l'estetica naturale di un idraulico in cesa la domenica. Ma come portava il fucile Pintossi? In pieno combattimento, se vedeva volare via una starna, una beccaccia, molava l'omo e driolosel così. Bracconiere nato impeccabile. Avercene. Ce n'era uno bravo, mi piaceva tanto. Era brutto, ma bravo. Con la barba riccia, di lui dicevano che lì l'è il più brut del pluton. E subito, no, no, altri, l'è il più brut della compagnia. E poi, per non far complimenti, no, no, l'è il più brut del reggimento. L'è il più brut del battaglione. Ah, l'è il più brut della divisione. Sicuramente l'è il più brut del corpo d'armata alpino. E per complimento lo chiamavano il duce. Sì, per distinguerlo, no? Da quell'altro mona a Roma che gli alpini chiamavano il crapun. Il duce nostro, magro, aveva un camisone da notte lungo fino ai piedi. Dico, taglielo! No, tien più caldo. Si ingamberava. Andava a prendere la neve per fare il caffè, si ingamberava, scarpon, camisone, e giù bestemme. Porta un can, da un porto un can, non bestemmiare! Kyrie eleison, Christe eleison. Il meglio di sé lo dava quando era comandato di notte. Porta fuori i gabbioni dei reticolati coi muli. Sopra la divisa d'ordinanza pretendeva mettere il camisone da notte. Dico, taglielo. No, è mimetico. E si ingamberava, scarpon, camisone reticolato. Non prendeva neanche più il fiato a respirare per non perdere il suo ritmo di bestemmia. Pardon, candum, candum, pardon, pardon, candum, candum, pardon, pardon, candum, candum. E il mulo? Ah, il mulo le aveva imparate da lui, le ripeteva uguali. Pardon, pardon, candum, candum, pardon, pardon, candum.
ero l'ultimo. Ero l'ultimo. Mi veniva da piangere. Mi seccava a piangere in faccia ai russi. Allora, mentre piangevo, ho scaricato il caricatore della mitraglietta. Poi ho scaricato anche l'altro perché non avevo finito di piangere. Poi sono tornato a prendere il zaino. Sì, appeso al palo avevo lasciato una cartolina con un presepio a rilievo. Una cartolina con un presepio a rilievo. Che bella notte da rubar putele. Chi ruba le putele noi se la... Nessuno di noi aveva la minima idea di quel che ci aspettava là fuori. Ma come le bestie che fiuta la trappola, avevamo paura. Abbiamo fatto un giro. Era furibondo l'ufficiale di collegamento nelle retrovie. Dove siete stati? Sarcastico. Dove abbiamo camminato quella notte? C'era vento, sottile la neve. Partiva da in fondo alla steppa. Ci trovava, ci voleva rovesciare. Ogni uomo inchiodava la testa alla schiena di quello davanti. Pestavi casse di munizioni cacate dagli zaini che non reggevano il peso. L'uomo in testa alla fila portava una torcia, leggeva una carta. Se lui perdeva la strada, un'intera compagnia era dispersa in Russia. Solo gli ufficiali di collegamento, solo gli imboscati nelle retrovie sapevano tradurre i nomi in codice sulle carte. A noi non era stato detto neanche il nome del paese dove ci hanno tenuto in riva al Don. Sì, con le stelle sapevo da che parte era l'Italia, ma con la nevicata, con la tempesta, con la bufera, grigio. Grigio l'alba, grigia la notte, grigia la neve, grigio il fumo, grigio il pelo dei muli, grigi noi. Avete 2 ore di tempo per riposare, trovatevi un letto. Non era un viaggio organizzato. Raus! L'alleato germanico. Immona! Traduzione letterale. Adesso muoio qua perché siamo arrivati tardi? Possibile che non c'è un posto per noi! Eravamo gli ultimi, anzi, ero l'ultimo. A un certo punto solo io, in mezzo a quel paese vuoto, deserto. Penso, muoio, e un contadino russo mi fa, dormi qua? Dove? C'era fumo che usciva dalla neve. Una tana. Busso, voce dentro. Occupato! Non è mica un cesso, apri, Mona. Siamo in troppi! Dico, ma io mi fermo poco. 9 otonare semo circonda. Penso è un camuno vicentino, disgraziato assassino. Apri, vigliacco, apri, apri! Mi apre una donna con bambini attaccati alle gambe. L'italiano dentro è solo. La tana è calda e confortevole. Ah, siamo in troppi. Lui parla dei suoi compagni che stanno per arrivare. Io non lo vado. Ha visto i gradi. Ora è confuso. La donna mi dà l'acqua calda, è quello che volevo. Pesto il caffè. Lo bevo, i bambini mi guardano, gli do marmellata, dice no, no, abbiamo da mangiare, tienilo per te. Io dico, donna, ascolta, devo dormire 2 ore.
quando l'orologio arriva qui, mi svegli, capito? Da, mi addormento, lei mi sveglia subito. Io penso la copo. Poi guardo l'orologio, mi ha fatto dormire 3 ore. Dico, perché non mi hai svegliato prima? Dormivi così bene. Penso, avevo ragione, la copo io stesso. Se son partiti tutti per l'Italia, son solo qua col camuno vicentino, disperso in testa, ti copo io stesso, donna. Lei non capisce. È felice perché si è procurata e mi sta offrendo latte caldo appena munto. Latte. Latte come quello che si beve nelle maglie d'estate. Quello che si mangia con la polenta nelle sere di gennaio. Non gallette, non scatolette, non brodo gelato, non pagnotte, ghiacce, non vino vetroso. Questo era latte, solo latte. E questa non è più Russia. No, non è più Naya. Questi sono pascoli odorosi, boschi, polenta calda con latte nelle sere d'estate. I vecchi che fuma la pipa. Adesso è tutto chiaro. Il latte mi fuma nelle mani, il vapore nel naso, il latte nel sangue. Spasiba. Lo so, adesso lo so che cosa devo fare con questo. Io lo so dove voglio arrivare. Sì, sì, i tedeschi combatteva per il Führer, i russi per la patria, noi per Hitler né per Mussolini, ma per tornare a Baita. Spasiba, donna, spasiba. Esco questo paese che prima mi pareva deserto, adesso è brulicante. Ma cos'è, un formicaio? O sono diventato grande io? Pare un formicaio, hai presente quando tracchete, tiri una bastonaia e esce fuori le formiche? Formiche, donne, bambini, coi sacchi vuoti, entra nei magazzini in fiamme e torna fuori pieni di roba da mangiare, del ben di Dio. E poi torna dentro a prendere altra roba, dentro, fuori, è una fiera, una festa. Soldati, imbriaghi, sfondando botti di cognac, vanno fuori con le gavette piene di cognac e si muoiono ubriachi. Ubriachi nella neve, medici, formiche, infermiere, formiche, feriti, formica, da un formicaio con la bandiera della Croce Rossa mi guardano passare e mi fanno: sergente, tu che sei grande e forte, tornerai alla patria, salutaci all'Italia. Sì, dispersi, prigionieri in Russia, vi saluterò alla patria, addio. E mi metto a marciare e incontro soldati autieri di camion con i camion rovesciati in fondo alla baita, che dicono: sergente, aiuto, aiutaci a spingere il camion fin fuori dal ghiaccio. No, mi avete fatto venire a combattere a piedi. Mi avete fatto mangiare la polvere e il fango. Se ora volete tornare all'Italia, consiglio di metter giù i piedi, la benzina la daranno ai panzer. Voi, camminare! Una fila lunghissima, una S che arrivava fino all'Italia, attraversava tutta la steppa. Ma quanti eravamo? Quanti eravamo? Quanti caposaldi come il mio erano in quella fila? Una fila lunghissima. E i miei uomini dispersi là in mezzo, ombre, curve, in avanti, grigie, nella neve, grigia, con muli, grigi, soldati, grigi, gettavano armi, munizioni, dappertutto, gli zaini buttati come un gregge. Disarmato, una transumanza fuori stagione, avanzava disperato, senza neanche prendere il fiato. Avanti, silenti, marciare, nutrirsi, marciare, avanti, gli dico, andare. No, a volte ne trovavi di quelli che si erano fermati e dico: ma dai, non state con i piedi a gelarvi, marciate. No, aspettiamo. Toccava sorpassarli. E allora attacco a camminare sulla neve, fuori dalla strada. Era neve sottile, non neve profonda, non si sprofondava. A volte sì, di colpo, perché il vento la spostava e ne faceva cumuli sparsi. La neve non si fermava mai. Con quel gelo volava, entrava di sotto i vestiti, facendoli come lamiera.
levigava i pomelli facendoti bella la pelle, arrossava gli occhi e chinavi lo sguardo perché tutto era grigio come il fumo, come il pelo dei muli luccicante. Gli occhi dei muli più chiari di un comizio dicevano da che parte è l'Italia, perché siamo qui. Avanti, marciare, miei compagni. Dove sono i miei compagni? Poi sento un passo familiare che mi marcia accanto, vicino. Chi era? È Turn. Bianco Neger, Bosta Calbeiva. Che schifo di baffi, Turn. Poi un altro che mi accammina a fianco. Chi era il secondo? Antonelli. Quant'è che non ti vedevo, Antonelli? Mi dà una crosta di formaggio parmigiano ghiaccio. Ah, mi fa non masticare. Ti spacca tutti i denti, ciuccialo. E poi Tardivel. E poi un altro, chi era? È Giovannin. Perché non mi chiedi se arriva in abaita Giovannin? Nessuno ha buttato le armi. E un po' alla volta siamo tutti uniti. Ho tutto il plotone. E sono orgoglioso. E quando gli ufficiali se ne accorgono ci dicono: bravi soldati, voi non siete come le pecore del gregge. In premio vi mando in retroguardia. Regina della neve. Regina Reginella. Quanti passi devo fare? 10 da gambero. Nutrire, mangiare, dormire, marciare, nutrirsi. Per noi la notte era come il giorno. Cancelli di fuoco chiudeva l'armata rossa in fronte a noi per bloccare quel gregge dentro un recinto di fuoco. Qualcuno li doveva aprire i cancelli. I soldati con le armi. Se ti andava bene, andavi all'assalto. Se andava male, dovevi aspettare che qualcuno per te aprisse il cancello. Ed era peggio. Perché se non facevi niente, avevi paura che tanto non ci sarebbe stato niente da fare. Nutrirsi, mangiare, nutrirsi. Nutrirsi di cosa? Gli ungheresi, guardare gli ungheresi. I più inermi di tutti portavano soltanto enormi slitte cariche di cibo. Gli alpini con la faccia da coglion, gira in mezzo agli ungheresi. Via una mortadella, via un prosciutto. Che salami gli ungheresi. Mangiare, nutrirsi, senza spaccarsi i denti. Dormire, dove? Dai russi, sono gente ospitale. Sì. Sì, ma se ti arriva a dormire 100.000 gavette di ghiaccio tutte insieme, fai fatica a sistemarle. Una notte va di lusso. Andiamo avanti a occupare e troviamo un'isba tiepida. La occupo con gli alpini e mando il duce nostro e tre dei suoi a rubare delle galline nella casa dei vicini. Perché è brutto rubare nella casa che ti ospita. Ma lo so anch'io che quei che dorme là vengono a rubare galline qua. Però è più umano saccheggiare all'italiana così che no, come fa i tedeschi, ratatatata, permesso. Sono lì, bollita l'acqua, sto spelando le galline, mi entra il capitano con tutta fureria. Sergente, cosa fai qua? Di come par che se capis, no? Prendi gli uomini, vai in retroguardia. Penso, mi sta coglionando. Poi vedo lo sguardo suo sulle galline. Dico, va bene, quelle lasciale qua. Io vorrei dire, capitano, perché non mi ordini direttamente vai a morire tu e i tuoi uomini che tanto vi cavate dalle balle? Ma siccome non hai chiesto niente, dico solo, va bene. Andiamo e combattiamo. Arrivano tre carri armati russi, ma i panzer tedeschi li fanno a pezzi. Finito il combattimento, quella notte si dorme. L'isba è gelata, senza vetri. Per scaldarci stiamo in una stanza, dentro lo stesso letto, 48 alpini. Quelli in mezzo stanno bene. A essere onesti, capitano, a una cert'ora hai mandato giù due galline già bollite. Noi 48, due galline, come la chiami? Dieta. Certa ora, quella notte, sento anche bussare la porta. Vedo altri 47 che si girano, penso, mi giro anch'io, poi vedo il corpo mio che si alza e va a aprire. E dico, vai tu perché io non mi muovo, caro. Apre, apro, e sulla porta è un biondino. Fammi la controfigura per la scena. Allora, apro e c'è il biondino.
E lui a me mi fa: buonasera ingegnere. Io: buonasera, desiderate? È in casa vostro padre? Dico: sì, ma dorme. Perché... desiderate? Ma ero venuto a presentarmi per quell'articolo, per la raccomandazione, insomma, per la tesi. Articolo da pubblicare per la tesi, mi dice, sì. Dico: ah, la tesi. Volete accomodarvi in tinello? Penso che donna Martellà, domani mattina, gli dice anche grazie che l'è ancora vivo. Ma lui era troppo educato per entrare. Fa: non voglio disturbarvi, salutatemi tanto a vostro padre. E va. Aspetta, guarda com'era. Niente berretto, niente palacca, scinelle, mantellina, coperte, niente, in camisetta era. Dove andava quel toso così? Dove credeva di essere? A 40 sotto zero in maniche di camicia? A casa! Ti piace il freddo? Lo invochi dopo un inverno così? Dice: sì, mi piace il freddo quando so che fa, finisce. Ma se non sai quando finisce, se non sai quanto dura, se non sai quanto devi tirare avanti ancora, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un giorno il corpo dice basta. No, la testa gli dice: io non gioco più. Sai quante volte hai sognato di chiudere gli occhi e dire: è tutto finito, è finto? Se non trovi uno che ti sveglia in quel momento, sei scemo di guerra. A lui è successo. Il corpo gli ha detto: sono a casa, cosa ti tiene il cappotto, fa caldo. E ha obbedito. La testa lo ha detto, il corpo ha obbedito. Lui non sentiva più freddo. Sarà andato per le strade di quello che lui immaginava il suo paese a cercare chi? La rossa, no? Gli piaceva prima della guerra. Lei, schifiltosa, gli fa: biondino, che schifo, hai un pidocchio che ti cammina sul collo. Lui mortificato nel sogno, ma suo nonno che gli fa: biondino, i pidocchi vanno dai vivi, scampa dai morti, tu campi 100 anni, va a casa che tua mamma ti aspetta. Lui entra in casa: mamma, son tornato! Sua mamma è alta come una pioppa. Si gira, lo guarda, lo incenerisce, gli fa: biondino, vergognati, puzzi di merda, te la sei fatta addosso un'altra volta. Mamma, cosa di sé, non me la fo addosso da quando ero alto. È più basso di una sedia. Anche il tavolo è altissimo. Lui è... che è successo? Mi sono ritirato. Dio, che vergogna. Non regge al colpo, attraversa il cortile, entra in pollaio. Le galline lo guardano minacciose. Lui schiva gli schitti, prende una scala a pioli, perigliosa. È in cima, si avventa nel fieno, in mezzo ai conigli. Gli chiede: conigli, asilo politico. Voglio stare con voi, non voglio tornare alla Russia. Starò qua. Li prende per le orecchie e lui è convincente. Il coniglio si fa prendere alle orecchie. Se sei bravo, non graffia. Gli dice: resterò qua con voi. E dov'è in quel momento? Cosa stringe il biondino? Neve. L'aria vetrata gli fa più belli i pomelli, i vestiti diventati lamiere definitive. Quanto aveva di vita il biondino venuto a bussarmi alla porta? Uno, due, tre, quattro. Buonanotte, biondino. Scusaci. Un corpo d'armata chiuso in una sacca, per uscire dalla sacca doveva ripiegare. Yeah.
seconda questione di piega. Una brutta piega. Un corpo d'armata che si ritira, perde corpi, sangue, saliva, sperma, sputo, stampa una schifosa sindone di guerra sulla neve. Il mio popolo ha fatto naufragio da invasore clandestino sulla neve di Russia. Il ritorno a una Via Crucis. L'ultima tappa della Via Crucis si chiama Nikolaevka, è nei libri di storia italiana. La battaglia di Nikolaevka è solo nei libri di storia italiana, in quelli russi non c'è. Intanto perché in quel posto non c'è un paese che si chiama Nikolaevka, ma il paese si chiama Livenka. Ma noi italiani Nikolaevka. Dice perché? Perché forse i libri russi si sbagliano a chiamare la sua terra. Ah beh. E in ogni caso, perché non c'è la battaglia di Livenka? Perché per loro non è una battaglia. Ma noi non siamo andati in scena nei grandi teatri di guerra in Russia. Niente Stalingrado per noi. No, noi siamo andati in scena in teatri piccoli, di provincia, da carro di Tespi, come Nikolaevka. E così, i morti sono tutti uguali, ma poi sopra ognuno ci mette la gloria che può. La battaglia di Nikolaevka, ci avevano detto. Avanti, è l'ultimo sforzo. Laggiù c'è il treno. Dovete conquistare la stazione. Arriverà il treno, vi porterà a Roma. Danico! Laevka! Laevka! Muta! Muta! Sergent Major! Avalta! L'ultimo sforzo! Ci danno una cicca! È una milit? Ma tocca morire al gusto Macedonia. Scendiamo la collina. Ci sparano addosso. Siamo uomini, non carri armati. Arriva la mitraglia. Arriviamo al terrapieno della ferrovia, che siamo in pochi. Rimbalzano le pallottole sull'acciaio del binario. Il capitano fa innestare le baionette per contrastare il piombo russo con l'acciaio italiano. Nunca in ora, nostra morte, amen! Scavalchiamo la ferrovia, ci sparpagliamo nelle case di Nikolaevka. Inizia la battaglia, io e Antonelli corriamo con una mitragliatrice pesante. Sfonda la porta di un'isba, entriamo, bambini si sparpagliano, un vecchio si infila sotto il letto, la donna ci guarda entrare, scusi signora, dove lo metto? Mi fa lì. Piazzo il treppiedi sopra il centrino, mette l'affusto, attacchiamo a sparare. I russi sono presi d'infilata, non se l'aspettavano. Attraverso la finestra gli mettiamo il pepe al culo. I bossoli roventi cadono nella stanza, bambini spaventati. La donna è calmissima, lei guarda solo il suo centrino offeso. Alla guerra in casa. Poi i colpi finiscono. Dov'è Giovanin? Doveva portarne ancora? Si è imboscato, brutto vigliaco, un pezzo di anticarro porta via un tocco del soffitto, ci hanno individuato, scusi del disturbo, andiamo via signora, usciamo. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremo una ventina.
Cosa ci facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi munizioni, senza collegamenti, niente ordini, ma almeno avessimo le munizioni. E soprattutto cibo, ho fame. Il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'isba. Entro. Soldati russi. Non prigionieri. No, armati, stella rossa sul berretto. Io ho il fucile in mano. Stanno mangiando. Tutti intorno a una pentola comune, centro tavola, ognuno ha il cucchiaio in mano. Dico, nie concetia iesti, nie concetia iesti, nie concetia deme da magnar. La donna fa cusciai, mangia e mi riempie una tazza di latte miglio. Per prendere sta tazza il moschetto 91 in spalla devo mettere. Poi con la tazza in mano cerco un posto da sedere. I russi sulla panca si strinse tutti quanti, mi siedo in fianco a loro, non fiata nessuno. Soldati mi guarda, cucchiaio alzato, donne mi guarda, bambini mi guarda. Guarda che bravo il soldato italiano che mangia tutto non come te. Bevo. Ringrazio. Spasiba. Pozhalsta italianski. Non si muove nessuno mentre esco. Sulla porta, lei, la donna che mi ha aperto, mi dà un favo di miele per i miei compagni che combattono là fuori. Così è andata questa cosa. Del 26 gennaio 43 a Nikolaevka, durante la battaglia. Ho bussato, sono entrato. In quel momento ero un disgraziato che aveva fame. In quel momento non eravamo nemici. Meschini è morto Nikolaevka. Da quel giorno non ho più dato un ordine. Da quel giorno non ho più ricevuto un ordine. Non puoi pensare che sei vivo solo perché respiri. Io ero duro come un sasso. Giovannin è morto a Nikolaevka. Il capitano Beppo è morto a Nikolaevka. Meschini è morto a Nikolaevka. Giovannin è morto mentre portava le munizioni. Giovannin Vigliacco aveva trovato il coraggio. Giovannin! Kyrie eleison! Christe eleison! Nunca in ora nostra morte! Amen! Liberano Samalo! A vento! A prigionia! Fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra de Russia! La Troia di Savoia! Eia, eia, ergo! Avvocata nostra! Eia, eia, alala! Miseria nostra! Grandioso impero di sabbia, di neve! Di bianco, di nero! Kyrie! Kyrie! Christe! Christe! Vigliacchi! Sergel Maggiur! Irrilevante, Giovannin. Irrilevante.
non avevo gli occhi grigi, ce li avevo celesti. Ma io non avevo la barba bianca. Avevo 22 anni, 10 giorni fa, no, 50! Se questo è un uomo, parevo un sasso, parevo, no, un uomo! Me lavo, sì, me lavo. La prima acqua viene giù nera. La seconda acqua viene giù marron. La terza acqua viene giù verde chiaro. Mi pare che basta. Pensavo, quando torno in Italia mi scavo una buca sotto un albero che so io in altipiano e sto lì, in tana, a cuccia, da solo. Non mi fidavo, no? Di chi è che dovevo fidarmi io? Europa! Avevo 22 anni, di chi dovevo fidarmi? Ancora. Vabbè, poi ho cambiato idea. A 22 anni si può cambiare idea. È successo che in questa casa di contadini c'era una ragazza della mia età che aveva avuto un bambino. Quindi lei non andava a lavorare nei campi, ma stava a casa col bambino, era nella culla il bambino. Venivano due amiche sue a filare la canapa tutti i giorni, io penso che venissero anche perché non stava bene che lei restasse sola in casa con questo soldato foresto. Quando il bambino piangeva, le donne cantavano. Io non dicevo niente. Però un po' alla volta, a sentirle cantare, ho sentito che anche il ghiaccio che avevo dentro qua si rompeva il sasso. E ho pensato che non volevo stare da solo io. Non potevo scavarmi la tana io, che dovevo tornare nel mio paese e dovevamo metterci insieme, firmare un impegno, una cosa per fare in maniera che non fosse successo per niente, dai, che non fosse stato irrilevante per noi. Ho pensato che dovevo fidarmi, Europa, anche di voi dovevo fidarmi. Questo ho pensato. E se ho cambiato idea è stato per la voce di quelle donne. Dopo tutto quel disastro, la voce delle donne. Questa è stata la mia medicina. Toh.